pasta all'uovo per lasagne, sfoglia sottile. In padella ho messo un giro generoso d'olio d'oliva, una cipolla tagliata a fettine sottilissime, un pizzico di sale, un po' di pepe nero, zucchine, queste qua oppure le romanesche che sono ancora più buone, le tagliamo a metà e a fette spesse. Perché mi piace che si senta sotto i denti, eh? Un po' d'acqua per velocizzare la cottura. Copriamo e facciamo cuocere per circa 20 minuti, devono ammorbidirsi. Burro, olio, proprio poco poco. Quando il burro è sciolto, aggiungiamo la farina. Cuocere un attimo, se rimane qualche grumetto basta frullare il tutto con il frullatore ad immersione e la besciamella viene perfetta, quindi non vi preoccupate. Le zucchine sono pronte, aggiungiamo il salmone che abbiamo tagliato. Questa è una teglia da 6 porzioni. Un leggero strato e iniziamo. Aggiungiamo il salmone con le zucchine, ancora sfoglia, ancora. Vedete, è molto molto sottile la sfoglia, si intravede il ripieno. Ho usato 10 sfoglie per ogni teglia.